Buongiorno, benvenuti in Solermoni Gallery, in questa rassegna I colori dell'autunno. I colori dell'autunno sono colori poetici, sono colori che sono forse quelli più caratterizzanti delle quattro stagioni, no? Sono facilmente riconducibili proprio all'autunno, i rossi, i gialli, quei colori mattone, quei colori della terra, del fuoco, e al tempo stesso sono energia, sono vita, ma anche momento di riflessione. L'autunno è quella stagione che allontana dagli sfarzi dell'estate, dall'esuberanza dell'estate, e ci porta di nuovo a chiuderci in casa, a stare con gli amici, ad avere il plaid sul divano. Sono momenti di riflessione, magari con un buon libro davanti al camino per chi ancora vive di queste suggestioni. Leggere in qualunque posizione o in qualunque stanza va sempre bene, con o senza un camino. Ed ecco che allora l'idea di fare questa mostra dedicata all'autunno per presentare alcuni degli artisti di Solermoni Gallery e altri che invece hanno voluto partecipare a questa particolare rassegna. Il primo artista non è un artista presente in Solermoni Gallery, chissà, magari un domani deciderà di entrarvi, ed è Leonardo Napoletano. Leonardo Napoletano lo accogliamo come uno dei protagonisti di questa mostra e sono ben felice di presentarlo, perché l'ho conosciuto anni fa a Termoli, in un'esposizione al Castello Svevo di Termoli, ed è un artista che io trovo molto suggestivo perché si caratterizza per i suoi colori che sono molto forti, molto vivaci, i suoi colori vibrano, le sue trame, le sue figurazioni sono proprio vibranti sulle tele, grazie a questi colori che Napoletano utilizza, sempre vivaci, quasi dei contrasti di luce. Ecco, lui sa giocare veramente molto bene con la luce ed è un artista che sono ben felice di presentare in questa mostra. Leonardo Napoletano. Rosa Lauro. Rosa Lauro è una new entry di Solermoni Gallery, è un'artista che è appena entrata a far parte della galleria ed è un artista che mi piace moltissimo per la sua capacità di sintetizzare il tratto. È un artista che prevalentemente, ma non solo, prevalentemente dipinge ritratti, raffigura volti anche noti dello spettacolo, del jazz televisivo, ed è un artista quindi che è ancorata fortemente alla nostra storia, al nostro tempo, ci racconta il trascorrere del tempo, l'evoluzione della nostra società, e lo fa attraverso queste immagini, questi ritratti molto suggestivi, molto belli, perché sono essenziali, il suo tratto è essenziale, il suo tratto è poetico, ecco, lascia trasparire quella che è la poesia dell'espressione catturata, del volto che sta ritraendo. Rosa Lauro è veramente maestra nel cogliere l'immediatezza di un determinato momento, di un'espressione, di una riflessione del soggetto, di un tormento, oppure di un momento sereno. È un artista molto interessante che presenteremo anche prossimamente nelle prossime mostre, perché tutti gli artisti che fanno parte di Solermoni Gallery saranno protagonisti in tutti gli eventi che durante l'anno saranno presenti per la nostra galleria. Alessandro Villanucci. Alessandro Villanucci è un altro artista che è entrato a far parte da poco tempo di Solermoni Gallery ed è un fotografo che a me piace veramente tantissimo. Chi mi conosce sa che io non adoro tantissimo la fotografia, ma quando uno è bravo, è bravo. Perché mi piace Alessandro Villanucci? Perché lui è un filosofo del momento. Alessandro Villanucci mi piace in particolar modo per la capacità che ha di rendere enorme, di enfatizzare all'ennesima potenza un momento che per le persone comuni potrebbe essere banale. Lui passa, cammina, osserva in mezzo alla città, in mezzo alla natura, laddove si trovi, e riesce a catturare un momento di filosofia, di poesia, qualcosa di cui parlare, da cui veicolare un messaggio importante, osservando delle cose che per altri sono talmente banali da non accorgersene neppure. Ecco, la capacità che ha invece Alessandro Villanucci è proprio quella di catturare il momento
le sue fotografie generano sempre mille domande. E in una società come oggi, in un tempo in cui viviamo oggi, chi riesce a sollevare domande e a far riflettere è veramente un artista con la maiuscola. Alessandro Villanucci. Maria Grazia Zoar. Maria Grazia Zoar è un'artista che ho avuto la fortuna di conoscere in un premio organizzato da pitturiamo.com a Barletta ed è stata la vincitrice di questo premio e come potrebbe essere altrimenti? Un'artista, una maestra dell'arte digitale che in Italia non è ancora inflazionata e non è nemmeno tanto compresa. Qualcuno addirittura non la definisce arte perché purtroppo ci sono, diciamo, quelli che io definisco gli pseudo-artisti che non riescono a uscire dal guscio di un secolo fa e pensano che l'arte sia ancora riconducibile al pennello o alla spatola e non capiscono che invece siamo ormai in un futuro che è sempre più vertiginoso. E invece Maria Grazia Zoar lo sa bene e riesce a utilizzare la luce, perché questa è la grandezza. Riesce a utilizzare la luce avvalendosi e parlando con questo linguaggio digitale, ma soprattutto riesce a costruire un suo linguaggio proprio. Attraverso le sue opere, lei veicola messaggi che sono messaggi di interiorità esterna alle sue sensazioni, alle sue emozioni, ed è quasi catartica la sua arte. È un'arte che la porta quasi a fare delle mappature di quella che è la sua anima nel momento in cui realizza l'opera. Opere che si ricollegano alla spiritualità, allo spirito, alla meditazione, al vissuto, ai tormenti, a tutte quelle sensazioni generate dal vivere. È un'artista veramente interessante. Tra l'altro, Maria Grazia Zoar è appena entrata in Solermo Gallery e prossimamente arriverà anche una sua mostra personale virtuale. Qui tra qualche giorno ci sarà anche la sua mostra proprio personale di Maria Grazia Zoar e la vedremo protagonista, come tutti gli artisti di Solermo Gallery, anche nei prossimi eventi. Maria Grazia Zoar. Francesca Calzoni. Francesca Calzoni è un'artista che prossimamente, scusate, entrerà in Solermo Gallery. È un'artista suggestiva, è una di quelle persone che vive in un'altra dimensione, in un altro tempo, anzi, lei vive in una dimensione che non ha tempo. Francesca Calzoni sembra una ragazza del futuro, del 2900, ma anche una ragazza del 1800. È una persona di una stranezza bizzarra, culturale, bella, è proprio un'artista dentro, è un'artista già solo nel suo modo di vivere, di comportarsi, di porsi, di approcciarsi agli altri, ha un modo di comunicare sui generis, è un'artista veramente suggestiva e che realizza dei mosaici, realizza degli abbellimenti di materiali e di oggetti che per altri sarebbero da gettare via. È un'artista che riesce a recuperare, ha un'attenzione maniacale per il recupero di oggetti affinché non si determini spreco. È un'artista che riesce a parlare quindi un linguaggio importante, un linguaggio ambientalista, ma un linguaggio anche che si rifà e si riconduce alla bellezza di oggetti che sono anche espressione culturale, raccontano anche momenti della nostra vita, della nostra storia. Francesca Calzoni. Anche Francesca Calzoni sarà protagonista di altri eventi, di tutti gli altri eventi di Solermo Gallery. Siamo giunti al termine di questo video. Vi invito a guardare i prossimi video dove ci saranno altri artisti sempre di questa manifestazione, i colori dell'autunno.